You wanna dance, you wanna dance, you wanna dance with her. Well, in the corner of the room, she's there. Ciao a tutte, allora, quello di oggi è il video sui prodotti preferiti del mese. In realtà non avrei chissà quanti prodotti da mostrarvi perché ultimamente non sono uscita molto, non ho fatto molti acquisti, infatti anche il periodo dei saldi per me è stato poco proficuo perché mi sono... Ho fatto acquisti un po' tardi, quindi ho cercato di raccattare qualcosa a destra e a sinistra, quindi insomma mi sono un po' arrangiata. Comunque mi andava di farlo lo stesso perché insomma ci sono alcune cose con cui mi sono trovata bene, quindi più che fare una recensione singola, che insomma lo trovo abbastanza così un po' privo di contenuti, faccio il video sui preferiti. Allora, una cosa che volevo dirvi, molte di voi mi mandano messaggi oppure mi chiedono nei commenti se sono siciliana. Io non sono siciliana, molte di voi lo sapranno, sono abruzzese, però mio padre è calabrese, quindi probabilmente quell'inflessione particolare nell'accento è dovuta da quello, anche se io effettivamente il calabrese non lo so parlare per niente, lo capisco, però mi è un po' difficile pronunciarlo. Comunque probabilmente sarà per quello, oppure proprio per la cadenza particolare che abbiamo in questa zona di Abruzzo. Non so dirvi, comunque no, non sono siciliana, vi rispondo così attraverso un video. Comunque, ritornando ai prodotti preferiti, il primo prodotto preferito del mese è questa maschera Garnier. Ah, non vi avvicino più i prodotti all'obiettivo, perché riguardando i video mi rendo conto che ogni volta che cerco di farvi vedere un colore, un ombretto attaccando il prodotto all'obiettivo, il colore si sfalsa, oltre che vabbè, la fotocamera non mette a fuoco, però il colore diventa completamente diverso perché coprendo la fonte di luce l'immagine diventa bluastra e quindi insomma non vi appiccicherò più i prodotti all'obiettivo. Comunque vi parlavo di questa maschera. Ho preso questa qui della Garnier ultra dolce al cacao e olio di cocco. Una volta tornata a casa però mi sono resa conto che questa maschera era per capelli lisci o da lisciare. Io non ho i capelli lisci, non li alliscio più perché non passo più la piastra, però ho notato che da quando non passo più la piastra i miei capelli sono più lisci di quanto pensassi. E quindi insomma la ritengo buona anche per quello, perché non ho i capelli lisci, però va bene lo stesso. La consistenza è piuttosto solida, come vedete, e è di questo colore un po' scuretto, un po' un beige molto scuro. E devo dire che oltre al profumo, che è buonissimo, ma questa è una caratteristica di tutti i prodotti Garnier, è molto buona, i miei capelli ci hanno fatto amicizia molto facilmente. Ovviamente essendo una maschera io la metto soltanto sulle lunghezze, magari parto da qui e la metto fino alle punte, la faccio stare una mezz'oretta dopo aver fatto lo shampoo, dopo aver messo il balsamo. Una volta che mi sono sciacquata dal balsamo metto questa maschera, la faccio stare in posa mezz'ora, poi risciacquo e asciugo i capelli. Essendo una maschera va utilizzata una volta a settimana, io in realtà l'ho utilizzata anche due volte a settimana perché ho i capelli piuttosto non secchi, però leggermente crespi, e quindi insomma ho bisogno di di prodotti che mi disciplinino i capelli, e quindi questa mi è piaciuta molto. Dovrebbe costare intorno alle 4 euro. Non so dirvi il prezzo preciso perché non lo ricordo, però è facilmente ovviamente reperibile, supermercati, acquasapone, prodotti per la casa, eccetera, ed è molto buona. Io avrei dovuto prendere forse quella all'avocado e a qualche altra cosa, però vabbè, come vi ho detto non ho letto e mi sono fatta infinocchiare un po' dalla confezione e dal profumo a cocco, che è sempre il mio preferito. Poi, secondo prodotto, che in realtà ne sono due smalti e sono questi... sono due smalti e sono questi qui della Laila, i Ceramic Effect, ovviamente quelli usciti con Donna Moderna un paio di settimane fa. Questi smalti della Laila mi sono piaciuti un sacco. Io la Laila la utilizzavo ovviamente solo per gli smalti, la utilizzavo quando ero proprio piccolissima, credo che il mio primo smalto forse della Laila avevo 10 anni, era
Lilla, se non mi sbaglio, Lilla Perlato. E niente, questi smalti mi sono piaciuti moltissimo. Non ho preso il terzo, quello azzurrino o verdolino, non mi ricordo di che colore fosse, perché ne ho uno molto simile che non uso tanto spesso e quindi insomma avrei avuto una specie di doppione che avrei utilizzato molto poco. E questi due mi sono piaciuti molto. Tra l'altro questo rosso, che è il numero 6, è quello che porto addosso adesso. Ce l'ho da un paio di giorni ed è lucidissimo come è appena messo. Non si è scheggiato, tranne qui, ma ho un problema di sfaldamento di unghie che è indipendente dalla durata dello smalto. Non si è scheggiato per niente e, come vi ho detto, è lucido. Non ho messo il top coat, quindi ve li consiglio. Non hanno fatto proprio una piega. E quindi, insomma, questi due, se non li avete presi, ma dubito, ve li consiglio. Poi, altro smalto che voglio farvi vedere, questo è più che per il colore che per lo smalto in sé, perché è il classico smalto della Kiko, ed è questo colore qui, color ciclamino, orchidea, bellissimo, ed è il numero 291. Ovviamente l'ho pagato 3,90 euro e ve ne parlo per il colore perché mi è piaciuto tantissimo, mi piace proprio un sacco questo colore, perché insomma sulla durata e sulla qualità degli smalti Kiko ne abbiamo tutti parlato ampiamente, quindi non c'era bisogno, però questo colore mi piace un sacco, sia in inverno, insomma io non faccio distinzione tra smalti invernali e smalti estivi, però credo che insomma sia perfetto anche per l'estate. Poi, altro prodotto preferitissimo è questo mini pennellino di H&M. È un mini pennello da viso che mi piace un sacco perché non ho, a parte il fatto che è piccolissimo, e quindi può andare bene nelle pochette da trucco da mettere in borsa o comunque per i viaggi e spostamenti vari. E è foltissimo, è molto folto come vedete, adesso è anche un po' sporco di cipria, è molto folto, è morbido e va bene sia per la cipria che per il blush, e credo anche sia possibile utilizzarlo come mini kabuki per il fondo minerale. Quindi secondo me io vi consiglio di prenderlo perché dovrebbe costare 1,95 euro, qualcosa del genere, comunque meno di 2 euro, e niente, ve lo consiglio perché è comodissimo, è folto, è un buon pennello. Le setole dei pennelli da viso di H&M sono tutte identiche, dello stesso colore, dello stesso tipo di morbidezza, e nulla, io ve lo consiglio perché è molto comodo e super versatile, quindi nulla. Altro pennello, sempre di H&M, che mi è piaciuto molto, però mi è piaciuto a metà, è questo qui, il pennello duo. Da un lato la punta a penna, il pennello a penna, e dall'altro il pennello angolato per eyeliner. Anche qualcuna di voi, sotto il mio video di recensione sui pennelli H&M, mi aveva consigliato di prendere questo. Io nel punto vendita più vicino a casa mia non l'avevo ancora visto, però poi l'ho adocchiato e ovviamente non me lo sono fatto scappare. Vi dico che mi piace a metà perché, mi sono dimenticata di dirvi che questo qui ha perso 3 o 4 peli, però sinceramente non posso dargli torto perché comunque è un pennello molto molto economico e quindi insomma 3 o 4 peli glieli concedo volentieri. Tornando a questo qui, vi dico che è il mio preferito a metà perché mi è piaciuta tantissimo la parte a penna. Io ho molta difficoltà, quando faccio i trucchi ho molta difficoltà nel segnare il termine, quindi questo lo trovo molto molto utile per fare la V e poi insomma vado a sfumarla. È davvero utilissimo e preciso. Invece questa parte qui, quindi la parte angolata per eyeliner, non è che non mi sia piaciuta, è che io proprio non riesco a stendere l'eyeliner con un pennello angolato. Sono abituatissima con i pennelli, quelli a punta, con i pennelli finissimi che ho, sono così tanto abituata con quelli che ci ho provato varie volte a stenderlo con questo pennellino, ma proprio non ce l'ho fatta. Mi si formavano dei grumi nella parte interna, e quindi insomma non so se sono proprio io l'incapace, ma probabilmente è così, oppure se il pennello non è dei migliori, non so dirvi, però molte di voi mi hanno detto che ci sono trovate bene, quindi probabilmente sia la colpa è della mia mancanza di manualità. Poi, altro prodotto che rientra nei miei preferiti, ma nei miei preferiti di sempre, anche se dimentico di nominarlo, è questo matitone
ombretto dell'Astra. Questo qui è il numero 56 e io lo utilizzo come base. Vi faccio vedere il colore, anche se in realtà ve l'ho già parlato. Ovviamente non vedrete nulla perché è quasi del colore della mia pelle. Anzi, sì, quasi. E lo uso come base ed è veramente ottima. L'unica accortezza è che comunque dovete massaggiare, distribuirlo molto bene, perché altrimenti vi potrebbe fare le pieghette. Però messo bene, con accortezza e con attenzione, è perfetta. Fa aderire qualsiasi tipo di ombretto, anche quelli un po' più scadenti. Ho anche una bianca che però utilizzo molto più raramente. Questa qui la trovo molto più versatile. D'estate lo utilizzo anche da solo, per dare un po' di luce alla palpebra, e quindi io ve lo consiglio, dovrebbe costare intorno alle 2 euro. Secondo me è un'ottima base. Poi, altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo, che in realtà rientrava teoricamente anche nei preferiti di dicembre, soltanto che non ho fatto il video a dicembre e continuo ad utilizzarlo molto assiduamente, è questa palettina della Essence, della serie 4 eyeshadow, ed è la numero 02 Chic Hi-Fi, ed è questa qui. Spero di non aver alterato i colori, ed ha appunto questo color salmone, poi questo grigio antracite un po' leggermente brillantinato, leggermente shimmer, questo grigio argento e questo marrone tortora. Questa palettina la trovo fantastica, la sto utilizzando veramente tantissimo. La uso sia per fare uno smoky abbastanza marcato, utilizzando questi due colori, questo qui, questo tortora all'interno, e questo grigio antracite per fare la V, e viene uno smoky veramente fantastico con 5 minuti di tempo. E sì, invece utilizzo le altre combinazioni di colori per farne uno un po' più tenue. Oggi ho utilizzato questa per fare il trucco di oggi, ho messo all'interno questo salmone e poi ho utilizzato per fare la V esterna e nella piega dell'occhio questi due in combinazione, e veramente a me sta piacendo tantissimo, anche perché poi l'ombretto mi dura anche tutto il giorno e quindi insomma mi piace molto. Io non so dirvi i prezzi della Essence, perché questo qui me l'aveva riportato mia madre, e poi io la Essence nelle mie zone non la trovo, devo fare una cinquantina di chilometri. L'ultimo prodotto che voglio farvi vedere è questo ombrettino della Kiko, ed è l'ombretto quello normale, quello classico, il numero 147, l'ombretto ad alta pigmentazione, il numero 147, ed è questo fucsia molto 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 acceso, senza alcun tipo di brillantini. Vi spiego perché io ho comprato questo. Non l'ho ancora utilizzato come ombretto, l'ho soltanto provato. L'ho preso perché cercavo un blush che fosse fucsia, nel senso comunque di un rosa molto molto forte, molto marcato, che però non avesse nessuna traccia di brillantini. Sono stata alla Kiko, ho visto questo fucsia e mi è piaciuto molto, e quindi l'ho preso, approfittando anche dello sconto sugli ombretti, che costavano 3 euro, non so se sia ancora valido. E nulla, io l'ho provato come blush varie volte e mi piace tantissimo, fa un effetto Heidi che mi piace davvero molto. Utilizzo per stenderlo questo pennellino e devo dire che mi sta piacendo molto. Ovviamente, essendo un ombretto ad alta pigmentazione, bisogna stare attenti a dosarlo, perché comunque anche pochissimo prodotto colora molto. E nulla, io mi ci sto trovando davvero molto bene, tra l'altro il colore mi piace tantissimo e poi dura anche un sacco, e quindi insomma io ve lo consiglio, perché insomma, mi piace questo uso alternativo dei prodotti. E nulla, io con i miei prodottini ho finito, vi ringrazio per aver visto il video, vi mando un bacio, alla prossima, ciao!